ragazze, allora, nuovo video review, inizio col dirvi che se vi piace questo make-up è il make-up ispirato a Jess Glynn, la cantante ovviamente, e vi lascio qui il link per andare a vedere come realizzarlo. Allora, altra cosa che poi iniziamo subito, questi sono i miei capelli, cioè come realizzo io le mie beach waves, senza assolutamente ferro, piastre, niente che possa rovinare i capelli. Se siete interessati a vedere il tutorial, mettete un like e scrivetemelo sotto. Allora, iniziamo subito con la review della palette della Too Faced Natural Matte. Molti di voi, già chi mi segue, già l'ha visto in anteprima. Vi lascio qui la preview di questo prodotto e vi lascio anche il link per andare a partecipare al giveaway. Partiamo subito. Allora, questa qua è la scatolina esterna della Natural Matte, dove c'è scritto 3 steps, 3 looks, 3 minutes Matte Natural Eyeshadow Collection, quindi la palette ovviamente di tutti i cosmetici matte. Questo qua è il pack interno in latta, fatto così con questa specie di pizzo, e aprendola troviamo nella parte superiore questa qua, che è praticamente la scheda che ci dice come utilizzare i prodotti, e al suo interno ha lo specchietto. In questa schedina praticamente ci sono scritte indicazioni per andare a realizzare i vari make-up, perché praticamente c'è scritto Day, Classic e Fashion. Si possono utilizzare appunto seguendo quello che è scritto qui, la prima linea questa qua di sopra è Day, poi c'è Classic e poi c'è Fashion. Si possono realizzare andando ad utilizzare gli ombretti così, in maniera orizzontale. Ovviamente voi li potete utilizzare come meglio credete, come più vi piacciono. I colori al suo interno sono 6 colori, 6 colorazioni con formato più piccolo e 3 colorazioni in formato più grande. Come dicevo prima, potete utilizzarli in questo modo o mixati insieme. Allora, vi faccio vedere gli swatches proprio in questo modo, in fila, la prima fila, seconda fila e terza fila, in modo da non confonderci. Allora ragazze, questi qua sono gli swatches delle prime tre file di le prime due file di ombretti. Allora, il primo, questo che vedete qui, è il colore Day, che è un colore praticamente che è il colore Heaven, scusate, che è un colore completamente neutro, da poter utilizzare sopra l'arcata sopraccigliare o sulla base dell'occhio. Il colore qui intermedio invece è Cashmere Bunny, è questo bellissimo colore che potete utilizzare come colore di transizione, ma anche come colore per la base della palpebra, perché comunque è un marrone molto particolare, freddo. Ultimo della prima fila è Sex Espresso, ed è praticamente questo, il marrone più scuro di tutta la gamma, caldo, bellissimo, molto molto scrivente. Vi dico già che di questa palette tutti i colori sono scriventi, sono belli, resistenti, non si muovono. Poi la seconda fila, iniziamo da qua, che è questo colore un pochino rosato, che si chiama Lay Steady. È un colore comunque rosato molto chiaro. In mezzo abbiamo questo colore qua molto molto particolare, che si chiama Strapless, che è questo marrone con comunque un marrone terra bruciata con dei riflessi che danno sul rosa, appunto come il primo, quello che gli sta a fianco. E poi l'ultimo della fila, questo qua, che si chiama Risqué, chiedo che si pronunci Risqué perché c'è l'accento sulla E, e è questo bellissimo marroncino, particolare perché ha una sorta di riflesso che va sul viola, sul vino, sul vinaccia. Niente, passiamo agli ultimi tre. Allora, gli ultimi tre sono praticamente i miei preferiti, perché sono i colori un pochino più particolari. E questo qua esterno, come sempre, questo qua è... oddio, riuscite a vederlo? Questo qui è Nudie,
questo bel colore di transizione perfetto, perfetto, perché non è né troppo chiaro né troppo scuro, è veramente fantastico. Poi questo colore nel mezzo, che è l'Honey Butter, che è un colore marrone che dà molto aranciato ed è molto particolare, molto bello, dà un colore particolare, anche se volete fare uno smokey eyes, un colore naturale, è veramente fantastico. E poi il marrone per eccellenza, cioè il mio preferito di tutta la palette, che è questo qua, il Chocolate Cookie. È veramente un marrone bello, intenso, caldo, cioè lo mettete sugli occhi, ho gli occhi verdi, veramente vi risalta tantissimo, io lo amo, lo stramo. Quindi in conclusione, palette fantastica, tutti i colori scriventi, tutti i colori assolutamente promossi. Spero che la review vi sia utile, fatemi sapere che cosa ne pensate e a presto.